Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica in maniera semplice e soprattutto di Open Hub. Io sono Marco e in questo video volevo condividere con voi un mio primo test di uno Shelly 2PM Plus. È il mio primo Shelly perché non ho mai avuto Shelly, ho sempre usato Sonoff. Però questo qua mi è stato regalato da un caro amico e la cosa che mi interessa è la funzionalità di controllo in rete locale tramite MQTT in modalità nativa. Lo Shelly 2PM è un relè Wi-Fi con due uscite indipendenti, controllo dei consumi e funzionalità roller shutter che serve per gestire appunto le tapparelle in maniera automatica. Questa è la versione Plus e appunto dovrebbe avere la funzionalità di controllo tramite MQTT in rete locale. Sono proprio curioso di provarla perché io di solito ho utilizzato Sonoff, sui quali ho sempre installato Tasmota per avere a disposizione il protocollo MQTT per il controllo in rete locale. In teoria Tasmota si può installare anche sugli Shelly, però se il firmware originale già permette questa configurazione, e dopo vedremo se effettivamente è vero e come funziona, direi che è una gran bella cosa perché almeno non si perde la garanzia, perché installando un firmware custom si perde la garanzia sul dispositivo e soprattutto appunto bisogna evitare di fare il primo flash, che normalmente è sempre un po' noioso perché bisogna accedere ai pin della seriale, aprire il dispositivo eccetera eccetera. È molto piccolo come dispositivo, molto carino, sembra anche abbastanza solido. E niente, adesso proviamo a fare la prima configurazione, che si dovrebbe fare anche senza utilizzare la sua app, via Bluetooth o Wi-Fi, adesso vediamo. E poi una volta che lo mettiamo in rete vediamo se effettivamente tramite si può configurare il protocollo MQTT e se riusciamo velocemente a vederlo da Open Hub. Ok, lo Shelly è collegato e acceso, adesso vediamo se effettivamente sul PC ci appare la rete. Apriamo l'elenco delle reti, eccolo qua, Shelly Plus. Quindi probabilmente questo qui è l'access point che ci permette di fare la configurazione diretta. Vediamo se ci colleghiamo. Ok, si è collegato. Adesso proviamo ad aprire un browser e vediamo se, anzi apriamo anche un prompt di DOS e vediamo l'indirizzo IP, cioè che rete ci ha dato. Quindi 192.168.33.2. Il gateway è il 33.1, quindi probabilmente il suo indirizzo IP sarà il 33.1, quindi 192.168.33.1. Benissimo, quindi questa qui praticamente è l'interfaccia di configurazione messa a disposizione direttamente dallo Shelly senza utilizzare l'app sul cellulare. Direi che è molto comodo, di qua si potrà ovviamente controllare, infatti si sente il tac del relè quando si attivano le uscite. Io adesso non ho collegato nulla alle uscite, ma non importa, tanto mi serve solo capire la configurazione del controllo tramite rete locale. Quindi ovviamente non avendo fatto nessun tipo di configurazione tramite app, lui no, ovviamente non sta usando il suo cloud, quindi sta lavorando solo in rete locale. Andiamo a vedere un po' di configurazioni. Ok, questo direi che per adesso non mi interessa. Vediamo network, Wi-Fi. A questo punto dovrei dargli la rete Wi-Fi di casa. In questo modo poi lui, nel momento in cui disattiva l'access point, si collega in autonomia alla rete di casa. Allora, Wi-Fi name, gli do la rete mia di casa e qua gli vado a mettere la password. Password incollata, facciamo apply. Ok, poi le informazioni per l'access point, cloud lasciamo disconnected e non abilitato, Bluetooth probabilmente poi non ci servirà, per adesso lo lascio abilitato, ed MQTT, questo mi interessa, connection type MQTT, questo è l'ID con cui si presenterà il broker, mettiamo anche il generic status update. Allora, il broker è ovviamente il mio Raspberry 4 dove gira Open Hub. Username, adesso possiamo abilitarlo, no, invalidare server 2.1883 forse vuole, apply. Ok, adesso si sta riavviando,
probabilmente allora poi si connetterà alla rete, alla mia rete. Vediamo un po'. Allora, il wifi l'ha tenuto, MQTT si è abilitato, posso andare a vedere. Beh, adesso non è in rete. Ah sì, si è connesso e gli ha dato questi indirizzi IP. Perfetto. A questo punto io posso collegarmi di nuovo alla mia rete. Giusto, qua non lo raggiungo più perché mi sono sconnesso dalla rete che ha creato lui. Vado a dare l'indirizzo IP che gli ha dato sulla mia rete e a questo punto lo vedo. Perfetto, è già in rete, quindi probabilmente sta già inviando qualcosa sull'MQTT. Vediamo un po' se dice qualcosa. Connected MQTT connection. Molto molto interessante. Quindi a questo punto, se io apro il mio MQTT Explorer e mi collego al mio broker, eccolo qua. Quindi sta mandando già delle informazioni sul broker. Perfetto, quindi è stato veramente veramente facile. A questo punto provo a vedere se attivo un relè cosa succede. Mi è arrivato lo status, output true, output false, quindi lo 0 l'ho attivato e l'1 è ancora disattivo. Direi che funziona più che bene e adesso troverò un posto dove integrarlo e lo metterò poi in Open Hub. Devo decidere un po' cosa fargli comandare perché ha due uscite, quindi volevo metterlo in un posto dove mi servono due uscite comode e vicine. E poi lo integrerò in Open Hub, però a questo punto è un'integrazione standard MQTT senza però aver avuto la necessità di flashare un firmware custom tipo Tasmota. Devo dire che è proprio una bella cosa, sono contento. Ok, questo video allora lo posso chiudere qui. È stato un test molto positivo, è stato molto facile configurarlo senza neanche utilizzare la sua app. L'abbiamo collegato direttamente alla nostra rete wifi e al broker MQTT che già era in esecuzione per Open Hub e quindi direi che va solo più sistemato, piazzato e integrato in Open Hub. Grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!